C'è questo qui che canta, mica stona, stona come una merda proprio, un suoni compressissimi. Io non riesco, io la gente non la capisco, ragazzi, non la capisco. Jack. Allora spazio a Laura su Facebook. Ciao grande Pino, l'altro giorno viaggiamo in treno da Roma a Milano per venire a votare e mi è capitato di ascoltare i discorsi di una ragazza che a quanto pare fa parte del mondo dello spettacolo. Ad un certo punto ha cominciato a dire che oggi l'unico modo per sfondare nell'ambiente musicale è partecipare ad Amici, in quanto, sempre secondo lei, la De Filippi ha comunque sistemato in vari programmi tutti quelli che hanno partecipato alle sue trasmissioni. Ti giuro che quando ho sentito queste parole mi era venuta voglia di prenderla a sberle, ma per non fare casino ho evitato cambiando immediatamente scompartimento. Ma ti rendi conto in che paese viviamo, Laura? Laura, un bacione. Almeno un vergognati glielo potevi dire. Comunque ha ragione sta ragazza, è così che funziona oggi. Però dipende da come sei tu, hai capito? Nella vita bisogna fare una scelta da che parte stare. Se in quel mondo di merda, di leccaculi, di ruffiani, e per non dire peggio, perché succede di tutto in quel mondo, capito? Oppure stare dalla parte delle palle, della dignità. E quella è una cosa che non ti porta via nessuna se ce l'hai. Quella ragazza lì, secondo me, non ha dignità né lei né chi l'ha messa al mondo.